Brera è un quartiere meraviglioso, è l'unico aggettivo che riesco a dire su Brera. È un quartiere che ha una storia importantissima, addirittura fino dal XVII secolo Brera era un punto di incontro di commerci importantissimi, per esempio delle sete su Milano. Brera poi nel XVIII secolo evidentemente è nata l'Accademia di Brera e la Pinacoteca. Ricordiamoci che nel 1806 Napoleone venne a Milano per inaugurare la Pinacoteca di Brera. Questa realtà così importante ha naturalmente dato il nome al quartiere e ha anche dato un po' l'anima al quartiere, perché il quartiere è diventato da subito il quartiere della cultura, degli artisti. Fino nel 1800 tutti i bar della zona erano pieni di artisti che si conoscevano, si incontravano proprio vicini all'Accademia. Ma Brera non è solo cultura, non è solo arte, ma è anche altre cose. Oggi naturalmente Brera si è sviluppata, no? Brera è moderna sotto vari aspetti. Ha quattro anime. Le quattro anime più importanti sono quello che ho detto prima, cultura e arte. Poi c'è l'anima del design. Design che è un po' allargato, design che si allarga al discorso della moda, design che si allarga al discorso delle gallerie d'arte, in fondo anche un quadro è un oggetto di design. E quindi questa è la cosa più importante sulle anime di Brera. Inoltre Brera è, io lo definisco un paese. Un paese perché? Perché ci si conosce tutti. Questa conoscenza è stata anche facilitata dal fatto di avere delle piazze, delle chiese dove ci si incontrava la domenica, dove ci si incontra ancora nei bar, e questo ha comportato proprio una vita molto familiare, molto di comunità, che ancora oggi è molto presente.